Allora, coach Luise, gran finale di anno 2022, Caserta batte una Ostica Bisceglie e chiaramente finisce nel migliore dei modi l'anno. Sì, ci tenevamo veramente tantissimo a finire nel migliore modi questa prima parte di campionato, dove devo fare i complimenti ai ragazzi perché dal primo giorno del raduno che abbiamo fatto quest'anno ad agosto hanno dimostrato una voglia di lavorare, un'attenzione, una disciplina nel lavoro che poi ha portato i frutti, e devo dire che la partita di oggi è proprio l'esempio del miglioramento che abbiamo avuto dal primo giorno, dalla prima giornata. Una partita difficile contro una squadra ben preparata, ben allenata, con grandi giocatori, non a caso era soltanto a 2 punti da noi. E devo dire la verità, i ragazzi soprattutto nel terzo e quarto quarto sono stati veramente molto molto concentrati e sono contento per loro e per il pubblico casertano. Infatti c'è stato proprio Drigo, che dopo intervisteremo, che sta qua, è arrivato, che è partito non tanto bene perché coach Nunzi aveva preparato una buona difesa sia su Sperduto che su Drigo, che all'inizio non riuscivano a liberarsi. Hanno giocato più per entrare sotto le planche, andando a concludere da sotto e con degli errori. Sì, perché loro cambiavano sulle uscite per i tiratori e quindi avevamo qualche mismatch favorevole e abbiamo cercato di attaccare spalle a canestro. Poi dopo nel terzo e quarto quarto siamo riusciti a intensificare la nostra difesa e quindi a correre un poco di più, che è poi il nostro gioco preferito. Di conseguenza poi lì, nel momento in cui siamo riusciti a trovare qualche canestro facile, poi anche a metà campo abbiamo attaccato bene, abbiamo attaccato bene le loro scelte difensive. Ok Sergio, stasera c'è un record per Caserta, 28 assist. Sì, a parte diciamo le statistiche, comunque io credo che da questo punto di vista siamo migliorati tanto, cioè nella ricerca dell'uomo libero, nel non prendere tiri forzati, ma evidentemente nel trovare il compagno che in quel momento è piazzato in maniera migliore. Ci abbiamo lavorato tanto, in questa settimana sapevamo il loro tipo di difesa sui pick and roll e quindi abbiamo detto che se avessimo fatto una buona circolazione di palla avremmo trovato dei tiri liberi. Ok, e allora a questo punto complimenti di cuore da parte mia, da parte di tutti i casertani che hanno seguito chiaramente anche stasera numerosissimi, perché il Palazzo dello Sport era zeppo, era pieno. Ti auguro personalmente, ma anche tutti i tifosi, un buon Natale, perché facciamo un buon Natale, facciamo anche una buona fine d'anno e chiaramente ci rivedremo, come si dice, l'anno prossimo, con il prossimo match che sarà non semplice. Un altro derby contro Salerno, e ci faremo trovare pronti e ti ringrazio gli auguri e li faccio a tutti i telespettatori e a tutti gli amanti del basket, grazie. Grazie Sergio. E allora adesso c'è coach Nunzi. Coach Nunzi, vieni. Allora, Luciano Nunzi, il coach Bisceglie, una gara praticamente dura per entrambe le squadre, squadre che veleggiano entrambe in a vetta, cioè nei piani alti della classifica, una gara equilibrata per metà. Poi che cosa è successo? Ma abbiamo un po' perso la lucidità nelle scelte che dovevamo fare in difesa. Abbiamo lasciato un po' troppo aperta l'area e quindi a quel punto siamo stati travolti un po' dall'energia che ha messo in campo Caserta. Peccato, perché per 25 minuti eravamo riusciti a rimanere in quello che avevamo deciso di voler fare e poi obiettivamente quei 2 canestri da 3 punti di Sergio hanno un po' cambiato la gara, hanno dato un po' coraggio a Caserta, l'hanno anche sbloccata e noi invece in concomitanza di quei 2 canestri ci siamo un po' disuniti, soprattutto in difesa. Sì, i complimenti per come era stata preparata la partita, perché all'inizio Sperduto e Drigo, che erano i due diciamo cecchini per eccellenza di Caserta, sono stati praticamente limitati tantissimo dalla tua difesa. È un po' quello che dicevo, nel secondo tempo abbiamo un po' perso il controllo di Drigo e poi chiaramente anche gli altri giocatori di Caserta, ripeto, come Sergio, sono venuti fuori.
ottima prova anche degli esterni, due ragazzi giovani. Chiaro che se in un campo così caldo, così caloroso, lasciamo prendere energia alla squadra di casa, poi diventa difficile giocare, diventa difficile soprattutto contenere l'entusiasmo e il modo di giocare che a Caserta, qui a Caserta. Peccato perché, ripeto, per 25 minuti avevo visto una squadra compatta, avevo visto una squadra solida, avevo visto una squadra che era sul pezzo a livello mentale e poi invece un po' ci siamo persi. Ok, coach, io ho una domanda che faccio un po' a tutti. Come vede questo campionato? Quest'anno è un campionato un po' anomalo perché tutti stanno cercando di guadagnare, tra virgolette, la Serie B per l'anno prossimo, dopo questa riforma che si presenterà e ci sarà una rivoluzione totale. Ma ho l'impressione che sia un campionato un po' isterico rispetto agli anni passati, no? Le vittorie vengono vissute come delle finali e le sconfitte vengono vissute con dei drammi clamorosi. Chiaramente molto dipende dal discorso legato alla formula del campionato, quindi io penso che è veramente difficile fare pronostici, tolte un po' le due squadre come Roseto e Ruvo, che mi sembrano a livello di roster e a livello di mi viene sostanza, due squadre veramente compatte, due squadre che per due motivi diversi, una per solidità, l'altra per talento, mi sembrano un pochettino staccate dal resto del gruppo. Le altre devono essere concentrate sempre sul pezzo, perché possono esserci degli alti e bassi all'interno del campionato che chiaramente possono influire nella classifica finale. Ok, allora a me non resta che augurarle un buon Natale, un buon Natale, buon anno. Altrettanto a tutti voi. E buon rientro. Grazie. Prego, arrivederci, coach. E adesso c'è Alessandro Aita che intervista, vieni qua Alessandro, intervisti tu il buon Mattia Strigo, complimenti per la prestazione, 22 punti e davvero avevi zoppicato inizialmente perché quel coach che è andato via adesso ti aveva preparato una difesa a pennello, poi sei stato abile a districarti nella fase finale. Sì, sicuramente ho sbagliato anche dei tiri, non dico facili, però che potevo segnare, però sì, ho avuto un po' di difficoltà a inizio partita, ho cercato di rimanere tranquillo, comunque la squadra è rimasta, poi mi sono sbloccato, ho preso fiducia e per fortuna poi la palla è entrata e siamo andati avanti e negli ultimi minuti abbiamo gestito un buon vantaggio senza farci recuperare come è capitato altre volte, quindi bene così, passiamo delle buone feste e poi ci faremo trovare pronti poi per le prossime sfide. Effettivamente questa, come abbiamo detto anche a microfoni chiusi in precedenza, può essere considerata come una vittoria di maturità da parte della Juve Caserta, perché appunto Bisceglie aveva preparato la partita in un certo modo, siete riusciti a stropicciare completamente i piani difensivi degli avversari e poi, come hai anche detto, avete ben conservato il vantaggio anche in maniera piuttosto agevole. Sì, penso che sia la cosa più importante, perché nelle ultime vittorie, ma anche nella sconfitta di Cassino, abbiamo buttato via dei buoni vantaggi e questa cosa ti va bene una volta, ti va bene due volte, poi alla lunga la paghi. Quindi questo secondo me è l'aspetto più importante di stasera. Poi, come dicevamo prima, microfoni spenti, secondo me offensivamente può essere, in attacco dico, forse la migliore prova che abbiamo fatto, perché comunque abbiamo letto bene le loro difese, abbiamo fatto anche dei canestri di talento, però penso che per fare 100 punti vuol dire che abbiamo mosso la palla e chi più chi meno, chi ha momenti, chi altri momenti, tutti quanti siamo riusciti a renderci protagonisti con dei canestri o con delle buone azioni. Infatti questo viene anche sottolineato dai 28 assist su 35 canestri realizzati dal campo. Sì, sicuramente le statistiche spesso confermano determinate cose, magari non sempre dicono tutto, però 28 assist penso che siano... Non sono un esperto, però penso che siano tanti per una partita di Serie B. A questo punto si va in vacanza per Natale, Capodanno, poi c'è una bella ripresa perché attendono subito due partite complicate con Salerno e poi con la Luis Roma, due partite per ricominciare. Bella botta appunto per riprendere il ritmo. Sì, Salerno che è un'ottima squadra, che ha avuto delle difficoltà, però se non sbaglio stasera ha vinto, quindi è ripresa, è una squadra forte che a nomi non merita la classifica che ha, quindi poi fuori casa comunque sarà una ripresa bella e impegnativa, poi Luis in casa e la Luis è sempre una squadra
che è sempre nelle prime posizioni, ha sempre giocatori di livello, è sempre ben allenata, quindi sono due sfide per chiudere la stagione, il girone di andata belle impegnative, e poi ci abbiamo un bel girone di ritorno, insomma è chiaro che da ora in avanti ogni partita conterà sempre di più, perché si delineeranno varie posizioni, primi posti, posti per gli spareggi, salvezza, quindi adesso piano piano più si va avanti, più il livello aumenta, dobbiamo farci trovare pronti. Perfetto, grazie Mattias, buon Natale, è stato un piacere. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima, ciao. A posto, quindi possiamo chiudere qui, e vi ringrazio per averci seguito con queste interviste con Mattias, che passa anche avanti all'obiettivo, e quindi buon Natale, felice anno nuovo dalla Juve Caserta 2021.